Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Io sono Biazaku. Io sono Tatsuno. Oh, amico mio, facciamo questa partita di Atalanta-Inter 1-2. A Bergamo l'ha spuntata l'Inter, la squadra di Inzaghi, dopo una partita molto, dal mio punto di vista, è stata abbastanza equilibrata. Forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, però alla fine se l'è portata a casa la squadra che ha sfruttato meglio gli episodi, è stata più cinica, è stata più solida, ha vinto qualche contrasto in più, anche se l'Atalanta sinceramente non ha fatto una brutta partita, anzi se l'è combattuta fino alla fine, si è creata le sue occasioni, l'Inter si è creata le sue occasioni, Sommer ha fatto anche in questa partita un paio di parate interessanti, anche Musso è riuscito a fare delle parate, anche se ha subito due gol. Il secondo di Lautaro Martinez, eccezionale. Il primo calcio di rigore, non ci può fare niente. Poi parliamo anche di Lautaro, però. Le tue impressioni? Io credo che questa sia una di quelle partite che parlino bene della crudeltà che c'è nel calcio, perché... Aspetta, prima vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui video che carichiamo su questo canale. Se volete lasciate un like, raggiungiamo i 27, 28, 29 like, vai, vediamo se ce la facciamo, vi sfido, seguiteci su Instagram e ci fa sempre piacere senza giri di parole e se vi va condividete questo video con qualche vostro amico appassionato di calcio, magari tifoso dell'Inter o dell'Atalanta, che a cui potrebbe interessare il nostro canale. Dicevi Tatsuna? Sì, hai fatto bene a interrompere perché ci eravamo dimenticati. No, dicevo, secondo me questa partita spiega bene la crudeltà del calcio, perché se Gasperini si deve rimproverare per qualcosa in questa gara è di non avere giocatori forti come quelli dell'Inter. No, io non voglio assolutamente togliere meriti all'Inter, perché l'Inter fa una buonissima gara, soprattutto a cavallo de della fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Tanto che io all'inizio del secondo ho detto: ah, ok, vabbè, l'Inter psicologicamente l'ha ammazzata la gara, perché l'Atalanta non riusciva quasi più a reagire. Poi in realtà progressivamente l'Atalanta ha recuperato campo, però ecco, come ha detto Biozagu, la questione è: l'Inter è stata più tutto. E sì, più tutto, per carità, perché anche Inzaghi l'ha preparata bene, però alla fine non è che è Inzaghi che prepara il tiragiro di Lautaro e non è Gasperini che decide che all'ultimo che chi era Tebor si mangia il Adebor, gol. Adebor, De Ketelare, Scamacca, Lookman, Anche, capito? Sì. Capito? Veramente non tantissime, però un paio d'azioni che in queste partite, una sola azione che se tu la sbagli può significare tutto. Però un paio d'azioni veramente pericolose l'Atalanta l'ha avuta, e i suoi giocatori non sono stati altrettanto bravi quanto l'Inter, perché poi su quattro tiri in porta cada uno. Per cui, tutto sommato, il problema dell'Atalanta e la virtù dell'Inter è che l'Atalanta non ha avuto giocatori che gli hanno inciso come l'Inter, perché tutto sommato, sì, la partita è stata come equilibrata, è stata bella da vedere, è stata fisicamente molto prestante, tutte e due le squadre fino all'ultimo hanno giocato. L'Inter è sembrata un po' con il fiato corto, però io lo dico già da un paio di post partita, secondo me l'Inter un po' sta soffrendo l'inizio al cardiopalma che ha avuto, cioè, secondo me fisicamente un po' si sente, solo che ecco, se tu riesci a rimanere ordinato, compatto, a subire poco per tutta la gara e poi hai giocatori che riescono con le ripartenze o anche con le giocate a risolverti la gara, tutto quello che tu devi fare per l'appunto è subire meno gol possibile e le vittorie arrivano lo stesso. Sì. Diciamo che a livello tattico per me sono due squadre che si somigliano, soprattutto nella fase offensiva, perché diciamo la manovra viene sviluppata in ampiezza, cioè comunque con i quinti che salgono e quindi si vogliono sfruttare tanto il lavoro sulle fasce queste due squadre. Quindi diciamo che a livello offensivo abbiamo visto una partita abbastanza simile. A livello difensivo, un'Atalanta magari col baricentro leggermente più alto, soprattutto nel secondo tempo, e l'Inter invece un pochino più basso. E anche quello secondo me ha fatto la differenza, anche perché uno dei punti forti dell'Inter è proprio questo, che una volta che si mettono lì a
a difendere il risultato. Non li buchi mai, cioè deve succedere solo quello che è successo sul gol dell'Atalanta, dove, ecco, Di Marco magari si lascia un po' andare, c'era un mezzo fallo che però, diciamo, il metro è stato questo, quindi tutto sommato non è stato neanche un grandissimo errore dell'arbitro, però in altre partite magari l'avrebbero fischiato, e là tu per tu poi la metti dentro e segni così. Ma a difesa schierata l'Inter non la buchi mai, cioè è proprio una sentenza, cioè non segni, basta, chiudete tutto. E noi questa cosa l'abbiamo vista, eh. E questo, ragazzi, è un sinonimo e un sintomo di forza incredibile. E noi in Italia stiamo un po' perdendo l'amore per questa solidità difensiva. Cioè, noi vogliamo più, tutti quanti sono più alla ricerca di questo calcio spettacolare offensivo, che per carità è bellissimo. Ma perché dobbiamo denigrare e non apprezzare proprio un lavoro del genere? Dove l'Inter, alla fine, sì, Lautaro sta facendo una differenza assurda. Lauturam, Mkhitaryan, cioè tanti stanno facendo bene in fase offensiva, ma l'Inter è difensivamente che sta facendo una stagione assurda. Cioè, questo è il sesto gol che subisce. Il sesto gol. Sommer sta facendo il suo. Cioè, sono una squadra talmente solida. E se continuano così, ma difficilmente perderanno punti. Perché non ci dimentichiamo che la difesa ha sempre fatto la differenza, sempre, sempre, nel calcio. Anche l'anno scorso con il Napoli spumeggiante, sì, alla fine siamo stati la miglior difesa, non è che non abbia inciso quello, infatti, anzi. Cioè, il Napoli... E... vai, vai. No, per esempio quello che tu dici su Lautaro, io lo capisco che i giocatori sono forti, lo dico pure sempre io, che è il giocatore che te la decide, però se il giocatore te la decide molto spesso è anche perché è invischiato in un contesto tattico che funziona, perché Lautaro ti riesce a fare quel gol con tutto quello spazio perché c'è una ripartenza, sì, lui poi si posiziona a sinistra all'uno contro uno e sull'uno contro uno fa il tiro a giro, cioè, e quella cosa succede perché l'Inter in certi punti della gara è disposta ad abbassarsi così che poi possa ripartire. Se l'Inter volesse fare la Fiorentina, qui lo dico però simpaticamente, non lo dico contro la Fiorentina, dico semplicemente, se l'Inter volesse fare la Fiorentina, questa cosa non si presenterebbe molto spesso, perché solo se tu ti abbassi e concedi il possesso all'avversario poi puoi fare una ripartenza come no, si deve. Quando l'avversario si è alzato tu puoi ripartire, se no dove riparti? Ma è quello che è la chiave per capire un pochino questo concetto tattico. Cioè, alla fine uno dei punti di il punto di forza principale dell'Inter è la solidità difensiva, e l'altro punto di forza sono le transizioni positive, quindi quando recuperi palla che trasformi l'azione difensiva in un'azione offensiva, quindi transizione positiva, e lì l'Inter devasta tutti, perché compreso oggi l'Atalanta ha subito un sacco di ripartenze e poi sono stati bravi in alcune situazioni, in altre un po' meno, però alla fine è stata tipo una partita di ping pong, cioè si sono fatte transizioni positive su transizioni positive in tutta la partita. Cioè, nel primo tempo magari è stata più prudente la situazione da entrambi i lati, ma nel secondo tempo, cioè, veramente partita di Premier League a tutti gli effetti, è stato. Sì, cioè, sì, sì. E tanti duelli individuali, tante, sì, mazzate, duelli aerei, perché poi a un certo punto entrambi hanno provato a fare un pochino più di pressing, quindi si scavalcava il pressing con il lancio lungo, che l'Atalanta su Scamacca e Pasalic, e l'Inter invece ci provava su Thuram, cioè, comunque si sono viste delle cose nella partita che magari non si riescono a notare in un modo più superficiale. E Lautaro sta in Piontech mod, cioè, cioè Lautaro tocca palla e segna, cioè Lautaro è incredibile, ha fatto un tiro ma di una perfezione tale, cioè veramente migliore inizio di sempre di Lautaro. Chissà se riuscirà a mantenere questo livello fino alla fine, ma per il momento, cioè, tanto di cappello, ci dobbiamo solo inchinare, anzi ci chiniamo il capo. Apriamo pure la bocca. Chapeau. Chapeau. Bravo. Sono ancora in lutto, scusate. Sei ancora in lutto, eh. Allora. E questo è. Cioè, non c'è altro da aggiungere. L'Inter è un'altra vittoria che la tiene ancora al primo posto, giusto? Sì.
28-1. Nonostante la prestazione Mario Rujewska di Di Marco, devo dire che se la sono cavata bene. 28 punti, con queste sono 5 vittorie fuori casa su 5. Hanno pareggiato e perso soltanto in casa. Quindi anche l'Inter Effetto ha Napoli. questa tendenza a fare meglio fuori casa che in casa. E l'unica squadra che si potrebbe avvicinare praticamente, anzi vabbè, due ce ne sono Juventus e Milan, che Milan adesso tra poco gioca, la Juventus domani. Però l'Inter comunque mantiene l'asticella alta. Quando mantieni l'asticella alta, a livello di macinare punti, cioè le altre devono correre e si sentono sempre più distanti man mano che gli avversari continuano a non frenare mai. Quindi l'Inter sicuramente è sulla buona strada per continuare al primo posto anche fino alla fine, probabilmente. Sì. Anche e soprattutto perché l'anno scorso, e qui infatti sono curioso, tra poco ci andiamo a vedere Milan-Udinese, a un certo punto il Milan, che l'anno scorso all'inizio faceva punto a punto col Napoli, poi non ce l'ha fatta più, cioè psicologicamente sono esplosi, e quindi c'è da vedere se il Milan stasera riesce a rispondere, ok, beh, lì domani, e comunque la Juventus c'è. Tutta la storia, cioè tutto il disso che non ha le coppe, quindi è normale che c'è uno sguardo, però la Juventus non è partita per vincere lo scudetto, il Milan sì, quindi vediamo se il Milan regge botta davanti a questa ennesima dimostrazione dell'Inter, che comunque un po' timina, perché Milan stava davanti 2 giornate fa, Sì. quindi mo te la ritrovi a quanto? Più 5, più 6, più 6. Sta a 28, la seconda sta a 23, però deve ancora giocare, quindi diciamo Sì. più 3, se, anzi più 2 se la Juve dovesse vincere. Vabbè, vedremo, vedremo, vedremo. Ragazzi, questo video finisce qui, fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento, lasciate un like se vi è piaciuto, condividete questo video con qualche vostro amico appassionato di calcio, magari interista o atalantino. E niente, viva il calcio e ci vediamo in un prossimo episodio, in un prossimo video in realtà, già stanno gli episodi.